satisfy your sweet and salty cravings at the high v snack sale this friday saturday and sunday featuring high v potato chips 98 cents coca-cola six packs 298 each when you buy four little debbie snacks in a family pack just $1.48 each get these hot deals and so much more during the high v snack sale this friday saturday and sunday only only at high v Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fair supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fair is all about making your grocery experience easy and affordable at your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fair in your neighborhood. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti ad una nuova diretta di Review. Ringraziamo il Signore anche nonostante il piccolo ritardo di essere qui oggi in diretta con voi. È un grande piacere oggi intrattenerci su un tema molto importante che riguarda eh, alcuni aspetti della vita cristiana, come per esempio quello della malattia quello del dolore, della sofferenza, oggi parleremo proprio delle opportunità, del beneficio che c'è intorno alla sofferenza. Molte volte abbiamo sentito e ascoltato e visto il grande piano che Dio ha avuto quando ha operato in guarigione. Io stesso sono testimone di una guarigione sulla mia vita, sul mio corpo, ma ci sono molte altre situazioni, molte altre circostanze in cui Dio non guarisce e lo fa in un modo consapevole e vuole che questa consapevolezza la ricevano anche i suoi figli e in questo approccio che oggi tratteremo con maggiore profondità insieme al nostro ospite eh, speciale, un ospite speciale in collegamento con noi, vi svelerò tra poco il suo nome, intanto noi vogliamo eh, fermarci come di consueto facciamo con il nostro caffè biblico delle 12.

And time to a time to die, a time to plan, a time to a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Ecclesiaste 3.1 Questa canzone è stata composta da Pete Siga nel 1959. Siga è considerato, insieme a Woody Guthrie e Bob Dylan, uno dei principali, più grandi cantautori statunitensi. Era un pacifista e cantava canzoni di protesta. Racconta Pizziga che compose solo la musica di questo, di questo brano in 15 minuti, ma il testo lo prese integralmente da una Bibbia King James, una Bibbia del Re Giacomo, la versione inglese antica, ed infatti il testo non è altro che la versione integrale di Ecclesiaste, capitolo 3, dal verso 1 al verso 8. Lui aggiunse solamente il ritornello, il corretto tarn, 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 che significa ritorna, girati, vieni indietro, cambia, convertiti. E la frase finale che dice, vi garantisco che non è troppo tardi, troppo tardi per cambiare. E quindi questa canzone fu portata poi al successo. Dal complesso californiano dei Birds nel 1965 durante la guerra del Vietnam divenne uno degli inni degli hippies e dei movimenti pacifisti e non violenti. 50 diversi cantanti e gruppi ne hanno fatto delle cover e l'hanno inserito nei loro concerti e nei loro album. È interessante che Pitt nel 1999 ha deciso di devolvere il 45% degli introiti di questa canzone ad un gruppo pacifista di Israele, perché disse: la metà, la musica l'ho fatta io, ma il resto l'ha fatto la Bibbia. Non sono parole mie. Quindi ritengo sia giusto che la parte dei proventi vadano al paese del compositore originale, e il compositore originale è l'Ecclesiaste, il re. Salomone. C'è un tempo per ogni cosa, ma è anche un tempo di riflessione. E perché no? È un tempo di conversione, un tempo di buone scelte. E non è troppo tardi per cambiare. Anche tu sei ancora in tempo. Perché Dio vuole il tuo bene, vuole essere il tuo Salvatore, vuole conquistare il tuo cuore. Arrenditi al suo amore. Sapete cosa c'era scritto sul bengio di... Pittsega c'era scritta questa frase, questo strumento circonda l'odio e lo costringe alla resa. E io credo che la parola di Dio viene a te e ti vuole costringere alla resa. È il tempo che tu ti rivolga a Dio. L'Apostolo Paolo, molti secoli dopo l'ecclesiaste, dirà, eccolo ora, il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza possa essere oggi il tuo tempo e mentre prendo il mio caffè insieme a voi vi invito a vedere un piccolo spezzone di un famoso film dove fra i vari brani che compongono la colonna sonora di questo famosissimo film c'è anche Tarn Tarn Tarn. Dio ci benedica. Temiamo di aver avuto dei problemi di blocco di copyright a causa della canzone, ma nonostante tutto abbiamo eh, compreso il messaggio. Bene, la parola di Dio resta eh, la, la fonte di ispirazione perfetta per parlare di quello che è l'uomo, l'essere umano, ovvero eh, un'entità soggetta al tempo e alle circostanze. Questo è quello che l'Ecclesiaste dice appunto, il predicatore Salomone dice appunto eh, parlando e considerando proprio la vita umana, tra le tante altre cose. Io vi invito a leggere il libro dell'Ecclesiaste, non è molto grande, ha pochi capitoli ed è veramente un grande beneficio. Eh, per le anime nostre, posto in cui, pagine in cui si possono leggere grandi perle di saggezza che parlano direttamente al cuore nelle varie circostanze. E a proposito di circostanze, oggi parleremo e tratteremo questo argomento eh, con il nostro ospite collegato in studio, collegato con noi eh, dalla sua sede, dal suo studio. Siamo molto felici di presentarvi in collegamento il nostro carissimo fratello. Cesare Pastore, conosciutissimo Cesare Cananzi. Pace e buongiorno, vediamo se è collegato, eccolo qui. Pace Pastore Cesare. Pace. Pace <ride> a voi tutti, grazie. È veramente una grande gioia, un grande onore, un grande piacere per noi averti collegato qui e poter condividere eh, questo momento con i nostri amici attraverso proprio eh, una meditazione e attraverso alcune eh, considerazioni che faremo insieme su un tema. Estremamente eh, studiato, caro, rivelato a te e alla tua vita, perché vorrei subito brevemente, introducendo anche una parte di quello che è stato il tuo lavoro ministeriale, eh, comunicare ai nostri amici che il pastore Cesare Cananzi è stato per molti anni centinaia, circa 800 puntate eh, radiofoniche di Bethesda, è stato un punto di riferimento proprio sull'approccio giusto e quotidiano con la sofferenza, col dolore. E in apertura, Pastore Cesare, dicevo proprio questo, che a volte ci troviamo di fronte alla realtà del fatto che non possiamo esimerci dalla malattia perché in alcuni casi Dio la lascia lì. Eh, per lavorare i nostri cuori, la nostra vita e il tuo lavoro, il tuo lavoro costante e quotidiano negli anni attraverso la trasmissione Bethesda e oggi invece anche un altro nome eh, continua ad essere quello della vicinanza ai malati con quanti soffrono come probabilmente parte degli amici che oggi ci stanno seguendo. Pastore, ti lascio la linea anche per ricevere una piccola presentazione di questo tema. Grazie, grazie con tutto il cuore. È un grande privilegio per me partecipare a questo programma, a questa trasmissione molto seguita e sono felicissimo anche di intrattenermi brevemente intorno a questo argomento che tu hai già largamente presentato, ma tu hai fatto riferimento in modo diretto alla malattia. E e noi sappiamo che i motivi di sofferenza, le cause della sofferenza sono molto più numerose, più vaste che la sola malattia. Si soffre per tanti motivi. La sofferenza è una realtà tremenda, ma inevitabile della vita, di tutti noi. Sotto il cielo c'è la sofferenza. E hai parlato di, più, più volte del programma Bethesda, che era un programma radiofonico dedicato appunto ai sofferenti e spesso eh, sottolineavo sofferenti, ovvero il 99,99% ,99 degli esseri umani. La sofferenza è per tutti. Mm, ho potuto constatare anche con la mia esperienza radiofonica, che non sempre la sofferenza è da prendersi, da considerarsi soltanto negativa, anzi moltissime volte la sofferenza risulta positiva, benefica. Alla conclusione, alla fine della sofferenza, dietro la sofferenza, spesso noi abbiamo degli effetti benefici. Infatti abbiamo pensato di chiamare questo breve eh, in, eh, intervallo, questo breve riferimento del programma, eh, di chiamarlo con questo termine beneficiare della sofferenza. Come si fa a beneficiare della sofferenza? C'è un versetto, un paio di versetti nella lettera. Agli Ebrei, nel Nuovo Testamento, i credenti sanno molto bene di cosa parliamo. La lettera agli Ebrei, al capitolo 5, voglio leggere due soli versetti. Parlano di Gesù, e dice così lo scrittore: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, quindi sofferenza, egli, Gesù. Offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, notate queste parole: Gesù, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Dunque, nella sofferenza si può imparare. Siamo alla scuola della sofferenza. Questo argomento non tanto la sofferenza in sé, ma il beneficiare, riuscire a trasformare la sofferenza in qualcosa di fruttifico, di positivo, di utile per la nostra esperienza quotidiana. È un argomento <coughs> piuttosto ostico e impopolare, però è un argomento da trattare e soprattutto è una realtà da accettare. La, il beneficio della sofferenza lo hanno soltanto coloro che si interessano a questo, che decidono di trarre beneficio dalle loro dalle proprie sofferenze. È scritto. L'Apostolo Paolo che ricorda un versetto famosissimo che traggo dalla lettera di Paolo ai Romani, Romani 8, 28, c'è anche un magnifico cantico che tutti cantiamo continuamente: Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene, non di tutti, ma di quelli che amano Dio. Quindi per beneficiare anche delle nostre esperienze negative, della sofferenza, basta decidere di inserirsi nel numero, nel novero di quelli che amano Dio. Per chi ama il Signore c'è la probabilità, ma direi la certezza, di trarre del bene anche dalle nostre sofferenze. Nell'Antico Testamento, sempre nel libro dell'Ecclesiaste che mi, eh, hai eh, citato po pochissimi santi fa, c'è un versetto che dice: "Quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore". Noi possiamo migliorare utilizzando utilizzando, mettendo a frutto le nostre sofferenze. La Bibbia dice che Dio libera l'afflitto, non sempre lo libera dall'afflizione. Lo libera mediante l'afflizione e gli apre gli occhi mediante la sventura. Queste sono parole che traggo dal libro di Giobbe. Giobbe che è stato un maestro, un insegnante, forse qualcuno direbbe un martire della sofferenza. In un certo senso vorrei quasi concludere, benvenuta sofferenza, ma eh, è un po' azzardato, forse qualcuno potrebbe anche non condividere, non comprendere, ma io ricordo quello che ho letto da qualche parte, è che eh, il sereno troppo prolungato produce la siccità e quindi la carestia, il bisogno, la fame. Il sereno, noi lo vorremmo sempre sereno il nostro cielo. Quando è bel tempo noi diciamo è bel tempo. Quando invece ci sono le nuvole, la pioggia, noi diciamo è cattivo tempo. Le esperienze che ci fanno del bene spesso fanno un po' male, ma possiamo trarre del bene dalle nostre sofferenze negative. Ho pensato fino a pochi, pochi minuti prima di andare in onda, sono stato a riflettere su questo argomento. Noi potremmo essere paragonati, noi credenti, potremmo essere paragonati al granello di frumento, il grano, il singolo granello, che è insignificante noi... Non ci monteremo la testa, non siamo un granché, siamo soltanto dei piccoli chicchi di grano. E siamo stati voluti. Il grano non cresce, non nasce, non cresce spontaneamente. Sono le erbacce, le ortiche che nascono e crescono spontaneamente. Il grano deve essere voluto e noi siamo stati voluti. Qualcuno ci ha piantato. E quando siamo venuti in essere, è bello il bambino appena nato, mi ricordo che mia figlia quando ha avuto il suo primo bambino, il bambino aveva sette, otto mesi, dieci mesi, un anno, è bellissimo un bambino a quell'età e qualche volta lei diceva che peccato ma cresce, perché poi mano a mano che cresce smette di avere quelle caratteristiche dolcissime e cominciano i problemi. Ma quando poi il chicco di grano è diventato maturo, bello, pronto, invece di ricevere delle carezze, invece di essere adulato, innalzato, glorificato, viene, ahimè, mietuto, reciso, viene stroncato, mozzato di netto, staccato via e questo ci parla di sofferenza. E il povero chicco continua il suo percorso per diventare pane, perché il fine ultimo è quello: voglio diventare pane, voglio andare sulla tavola degli affamati, voglio essere anche cibo per il mio signore, per colui che mi ha seminato. Ed ecco che il chicco, il granello seminato, coltivato, cresciuto, viene tagliato, mietuto e poi viene macinato. Ma che stai dicendo, fratello Cesare? Macinato, reciso e eh, polverizzato, polverizzato, cioè il chicco, il granello grazioso affusolato elegante viene a sparire viene apparentemente completamente distrutto non esiste più diventa farina questa è sofferenza questa è la sofferenza la sofferenza a volte ti distrugge ti annulla tu da chicco diventi polvere, particelle microscopiche, non sei più chicco, non sei più granello, non hai più una tua personalità, una tua apparenza, non hai più niente da esibire, niente da mostrare. E per diventare pane è necessario essere macinati. Gesù ha detto che noi dobbiamo sparire, dobbiamo accettare di essere macinati, farina. Sai, a Napoli c'è la famosissima pastiera napoletana, buonissima, ed è fatta con i chicchi di grano. Noi dobbiamo diventare pane, non pastiera napoletana. Noi dobbiamo consentire a Dio di farci diventare pane. G Giovanni Battista un giorno disse a chi gli stava intorno, a chi gli stava davanti, disse una frase meravigliosa che io voglio citare, parafrasandola. Lui disse esattamente così, conviene che egli cresca e che io diminuisca. E io voglio parafrasarla in questo modo: conviene che egli, Gesù, cresca e l'io diminuisca. Conviene, è necessario che il pane cresca e che il chicco diminuisca. Ed ecco che è sparito il chicco, è sparito il granello, è diventato polvere. Se passa. Un alito di vento non si vede più, non esiste più, viene completamente annullato. Ma insieme ad altri chicchi macinati, questo granello viene impastato, cioè unito, amalgamato. Questa è l'opera della grazia. Gesù prende tanti individui, e ne fa un solo gruppo, un solo pane, un'entità singola, unica, eh, coesa, profondamente unita. Tu non trovi più il chicco, non trovi più neanche la polvere che ne è derivato derivata. Tu trovi soltanto un ammasso impastato, perché in questo ammasso è stata versata dell'acqua la parola di dio la grazia è stato messo il lievito che lo fa fermentare lo fa ingigantire lo fa gonfiare lo rende pronto per essere ahimè e continuiamo a parlare della sofferenza fratelli amici è sofferenza quella di cui stiamo parlando viene finalmente Introdotto in un forno rovente, infornato, la fornace che tutti vorremmo evitare. La fornace. L'Apostolo Pietro, in una delle sue lettere, dice: Non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi come se vi avvenisse qualcosa di strano. Noi siamo destinati alla fornace, al forno. Quando soffri ricordati che stai facendo parte del processo inventato da Dio per fare di te un pane che sfama gli affamati, che risponde alle esigenze e alle aspettative di Dio e che poi finir finirà per essere gradito al cospetto del tuo signore infornato come ogni forno anche il forno di Dio a te che soffri sicuramente fa piacere questa parola il forno di Dio ha un termostato e un timer il termostato di Dio non Permetterà che la temperatura salga più in alto del dovuto. Tu non ne sarai bruciato. Il Signore sa a, quanto, a quale punto può spingersi con la sofferenza. Tu non ne sarai bruciato. Conosciamo tutti piuttosto bene il prototipo del sofferente. Giobbe che abbiamo già citato, egli non ne è stato bruciato, è stato meravigliosamente onorato. Alla fine della sua sofferenza, Giobbe disse, io avevo soltanto con le mie orecchie sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto. La sofferenza si fermerà, terminerà al momento giusto e tu potrai finalmente... Vedere Dio, il timer, finalmente il timer verrà il momento in cui suonerà il campanello e il fuoco si spegnerà e tutto terminerà e tu potrai sospirare, sospirare di gioia, respirare aria pulita. Fratello, sorella, amico. Questo programma è seguito da chissà quanti, forse milioni stanno ascoltando. In today's economy, cash flow is tight, and families are held captive to high interest rate credit card debt. Churchill Mortgage can restructure your current mortgage and significantly reduce these problems. Get a free analysis and learn how to eliminate credit card interest rates, lower bills, and start taking control of your budget. Get started at churchillmortgage.com. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSConsumerAccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. Non prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Non mi è mai capitato di parlare a tutte queste persone messe insieme. Voglio prendere dal cuore mio, io sono un uomo di 83 anni. Ho una moglie e abbiamo sei figli che quando erano piccoli hanno accettato il Signore da ragazzi, giovanissimi e ora servono Dio con molto impegno e con serietà cristiana. Ma non sempre le cose sono andate completamente bene. Abbiamo avuto diversi problemi, anche malattie piuttosto pesanti, difficili, malattie inguaribili. Siamo stati a piangere accanto al letto di uno dei nostri figli più volte, sapendo che stavamo vivendo gli ultimi momenti della sua vita, ma il nostro grido al Signore ha cambiato le cose. Dio si è glorificato attraverso le nostre sofferenze. Ora noi siamo arrivati al punto di lodare e glorificare Dio per le sue liberazioni ma ringraziarlo anche per le sofferenze che ha permesso nella nostra vita tuttora siamo afflitti da diverse patologie importanti serie gravi ma il Signore ci sta facendo andare avanti vivendo serenamente serenamente la nostra esperienza cristiana e Dio Dio vi benedica voi che siete in ascolto, Dio benedica chi crede e sospinga chi ancora non crede a mettere in alla prova la parola che abbiamo predicato e a rivolgere gli occhi verso il cielo, finalmente verso il cielo, distogliendoli dalle realtà di questa vita. Mi fermo qui, fratello Michele, Dio. Che grazie, grazie Pastore Cesare. Meravigliosa eh, esposizione del nostro ruolo, del ruolo della nostra vita eh, durante la sofferenza, meravigliosi esempi. Abbiamo preso nota subito, è stato meraviglioso ascoltare quanto... Cioè hai detto, hai veramente portato un balsamo di sollievo, la parola di Dio è straordinaria. Pastore, c'è una domanda che vorrei porti, se mi è concesso. C'è un'ascoltatrice che ci dice che praticamente lei fa, trova fatica a non comprendere il motivo per cui intorno a lei si fa fatica, si, eh, si è ostinati a comprendere. La, la sua sofferenza, lei soffre a letto ma sembra scontrarsi tutti i giorni con l'indifferenza dei suoi familiari e quindi ci chiede come è possibile vincere eh, questa specie di tentazione che eh, davanti alla quale ogni volta che lei ci pensa cade in uno sconforto e dice non, non mi capiscono, mi abbandonano, non mi comprendono, come Consigli, cosa consigli a quanti si immedesimano in questo sentimento e come possiamo uscire fuori eh, da, questo, da questa trappola. A volte pensiamo siamo nella sofferenza e questo ci è sufficiente, invece no, il nemico continua con i suoi tentativi di scoraggiarci e di portarci via dalla presenza di Dio. Voglio parlare direttamente alla sorella, spero che sia in ascolto, a questa donna sofferente. Voglio dirti, sorella, prima di tutto, che non sei la sola a fare questa esperienza: è l'esperienza della incomprensione umana. Gli uomini sono, purtroppo, mi. Mi sia permesso, mi sia consentito dire questo, sono prevalentemente egoisti gli uomini, le persone umane. Quando dico uomini, intendo di sesso maschile o femminile. La persona umana, il genere umano, purtroppo è diventato piano piano sempre più ingrato, sempre più eh, volto a se stesso. Eh, forse egoista, ma almeno egocentrico. È stato osservato, più volte l'ho fatto notare anche a persone sofferenti, che c'è stato uno solo che nel momento della propria morte, una morte atroce, inchiodato in croce, mani e piedi inchiodate, la testa coronata di spine, la gente che lo beffa, lo lo insulta, che si diverte ad, ad, ad accentuare la sua soff sofferenza e accanto a lui due malfattori, uno a destra e uno a sinistra. Lui, nel, al colmo della sua sofferenza, è stato l'unico, non ne conosco altri, che ha saputo pensare, interessarsi alla sofferenza altrui piuttosto che alla propria. Quando uno dei due malfattori accanto gli rivolse la parola, lui lo confortò, lo evangelizzò, lo invitò ad accettare il perdono di Dio. Gli disse, oggi, oggi, tu sarai con me in paradiso. Ma pensate, dall'alto della croce, mentre sanguinava, immaginate le atroci sofferenze. Lui pensò a uno dei suoi discepoli, Giovanni, pensò alla sua cara mamma che stava ai piedi della croce e cercò di confortarli. Alla mamma disse: "Mamma, ecco tuo figlio". Come a volerle a volerle indicare una persona umana che le sarebbe stato vicino nella sua sofferenza terribile sofferenza e all'uomo all al, al giovane eh, Giovanni al discepolo disse ecco tua mamma questo fa il Signore Gesù gli altri non, non abbiamo notizia dei discepoli di Gesù che fossero presenti sotto la croce di Cristo ahimè la gente le persone pensano più a se stesse che al sofferente che sta loro accanto. Mentre ho cercato di descrivere l'indifferenza delle persone, del nostro prossimo, ho indirettamente, ma sì, direttamente anche parlato del, della comprensione, dell'affetto, del, della simpatia, della, eh, come si può dire, mi, compenetrazione nella tua sofferenza da parte del Signore Gesù. Noi usiamo un termine quando c'è un funerale, c'è un, un lutto, noi diciamo condoglianze. La vera condoglianza non è quella che si esprime con una parola, che spesso è piuttosto Arida, sterile, la vera condoglianza è il partecipare affettivamente con il cuore. Noi credenti siamo soliti eh, manifestare il nostro, la nostra partecipazione al dolore degli altri pregando gli uni per gli altri, invocando la benedizione di Dio sul sofferente e facendo quanto anche te, fisicamente, umanamente ci è possibile per alleviare la sofferenza di chi ci sta accanto, la compassione che il Signore ha messo nel cuore dei suoi figlioli. Spero che queste parole possano essere possano essere di conforto, possano portare un po' di sollievo. Sorella, guarda in alto a Gesù e forse dopo il Signore stesso ti mostrerà qualcuno anche sulla terra verso cui guardare. Scegli coloro verso i quali puoi guardare con fiducia e fidati di Dio. Amen. Grazie, grazie per la risposta, meraviglioso consiglio. E in conclusione, c'è un'altra domanda che vorrei eh, porti, eh, questa volta è un fratello che ci chiede: eh, se dice testualmente eh, fin quando è giusto pregare per un miracolo? E quando è giusto iniziare a vivere una rassegnazione? Cioè al centro della sofferenza, immagino che sia un fratello al centro della sofferenza, il quale non ha ancora chiaro se Dio lo vuole guarire o meno, deve fare i conti tutti i giorni con le conseguenze di una sofferenza. Dice, ma può arrivare il momento in cui io debba smettere di pregare per alimentare false speranze di guarigione e quindi cominciare a pregare in modo molto più maturo come abbiamo ascoltato stamattina rivolgendomi al padre per una crescita verso eh, il valore della sofferenza di questo momento oppure è giusto farlo fino a quando, fino a, fino a quando ci suggerisci a te Pastore, pastore Cesare? Eh, io ho un'esperienza personale in questo. Eh, ho fatto un brevissimo riferimento poco fa. Una delle nostre figlie, noi abbiamo tre figlie e tre figli, una di loro è malata in modo grave e noi abbiamo sempre pregato per la sua guarigione. Abbiamo scoperto della sua malattia quando aveva soltanto dieci anni ma già da prima qualche avvisaglia e adesso ne ha 58 ha avuto tanti momenti difficili non abbiamo ottenuto la liberazione da questa malattia la malattia permane persiste ma noi siamo arrivati alla non, non ci siamo rassegnati abbiamo accettato che questa può, possa essere la volontà del Signore. Io credo che noi per fede possiamo pretendere, è, un, è una parola forte, però la fede ci spinge anche fino a questo punto. Possiamo esigere da Dio delle liberazioni, ma non abbiamo il diritto di andare oltre quella che ci può giungere, ci può anche essere rivelata come la volontà, il piano di Dio per la nostra vita. Noi non possiamo costringere Dio a fare quello che chiediamo. A questo punto possiamo dire, Signore, io so che tu puoi tutto e che nulla di ciò che tu hai deliberato può essere impedito, però mi affido... Mi rimetto alla tua volontà. Con supina rassegnazione? No, con serena fiducia, sapendo che tu sarai in grado, sarai capace di fare il meglio per me. Che il meglio possa giungermi attraverso questa sofferenza, io lo credo fermamente. Molte volte quando qualcuno si trova in gravissima difficoltà, specialmente in casi di morte, quando il Signore permette la morte di un, di un tuo familiare, di un tuo caro, io dico a chi è rimasto: non te la prendere con Dio, non accusarlo, continua ad avere fiducia in Lui. Abbistima di Dio. Dio non sbaglia mai. E se tarda, Aspettalo perché certamente verrà. Quello che egli fa è volto al bene. Anche, perdonate questa reiterazione, questa ripetizione, anche la sofferenza è volta al nostro bene. Per, per concludere il riferimento alla nostra figliola, lei è sposata, ha avuto due figli. Adesso è nonna e sta andando avanti bene, sia pure con la malattia che incalza. Che incalza la sofferenza non è cessata, ma non è cessata neanche la crescita, la maturazione, non è cessato neanche. Eh, per, permettetemi questo termine: la rendita è un'entrata quotidiana, il frutto della sofferenza vissuta con Dio. In Dio. Grazie, Pastore Cesare. Una domanda, non vorrei essere impreciso, ma c'è un, un amico che ci scrive e dice. Che ricorda che nella tua esperienza, in particolare esperienza di un momento della tua vita, hai avuto una visione soprannaturale di Cristo. È vero questa cosa? E se è vera, puoi raccontarci com'è andata. Se non è vera, scusami l'imprecisione, ma vorrei. Credo che il riferimento sia impreciso, non tuo, ma evidentemente di chi te l'ha riferito. Sì. Dunque, io ho fatto delle esperienze eccezionali, straordinarie, che però mh, evito di raccontare in questo momento. Quella esperienza di cui parla il tuo interlocutore è stata di mio fratello, il quale ha perduto una bambina all'età di sette anni, quando quella di sette anni è morta improvvisamente per un motivo misterioso anche per la scienza, era appena nata la sua sorellina che aveva pochissimi mesi, quando la seconda bambina di pochi mesi allora ebbe quasi 14 anni, morì improvvisamente per la stessa patologia che aveva stroncato la prima, la sorellina di sette anni. Era un difetto a um, un un organo un po' particolare, il timo, una ghiandola che si trova vicino all'aorta, insomma è una storia che io non mi sento di eh, poter spiegare. Comunque alla morte di questa seconda figlia di 14 anni è morta per strada, è caduta ed è morta, cioè è morta ed è caduta. E si è mosso tutto l'ambiente eh, dei mass media a Roma, giornali, riviste, eh, giornalisti, tanti servizi, e ognuno faceva le sue le proprie congetture. Comunque, dopo questa esperienza drammatica, potete immaginare, era la seconda, eh, mio fratello ebbe la visita personale, vorrei quasi dire fisica. Non posso dire fisica perché il personaggio che lui ha ricevuto, ha ricevuto la visita di una persona, non l'ha potuto mai toccare, ha parlato con lui, gli stava porgendo un trattato, un volantino. Un volantino cristiano evangelistico, ma il personaggio in questione non lo prese dalla sua mano, lo attinse nel cestino dove si trovavano centinaia di quello stesso opuscolo. Il contatto fisico non c'è stato ma c'è stato un dialogo che è durato almeno 20 minuti, forse 25 minuti, alla fine del quale questo personaggio salutò cortesemente e uscì da una porta a vetri, appena uscito dalla porta a vetri, in una strada senza ostacoli, volgendosi a un lato della porta, mio fratello lo vide attraverso la porta a vetri, e poi si affacciò e non esisteva più, era sparito. Da, ovviamente, da questo incontro, durante questo incontro, era avvenuto un dialogo molto, molto consolante, molto edificante: un dialogo sulle cose di Dio, sui misteri della parola di Dio, dell'esperienza cristiana. Ma alla fine di questo dialogo, il personaggio. È sparito e poi mio fratello è tornato a casa e si è messo in preghiera ha, ha, ha cercato di capire qualcosa ha aperto un libro e gli è venuto davanti un titolo che diceva sono io sono io sono venuto per consolarti il Signore sa fare anche queste cose ma non fondiamo le nostre esperienze su questa questo tipo di esperienze, sicuramente esperienze bellissime che ci fanno, confortano, consolano, rallegrano, edificano il nostro cuore, ma noi viviamo per fede, non per visione. Non vogliamo subordinare la nostra fede, la nostra fedeltà alle esperienze eccezionali che a volte il Signore ci consente. Di fare alleluia, gloria al nome del Signore. Io eh, ringrazio il Signore per il grande esempio anche di. Di, di, di rispetto estremo alla, alla situazione che ci hai raccontato anche in modo straordinario con particolari giusti da raccontare e quindi abbiamo anche eh, risposto alla domanda del nostro amico che ci scriveva però possiamo eh, concludere dicendo che eh, Dio trova ogni modo per arrivare alla nostra vita anche se ci troviamo nel bel mezzo della fornace ad ardere, sappiamo, abbiamo ascoltato che il forno di Dio ha un termostato e un timer, è stato straordinario quell'esempio. Noi vogliamo proprio salutare i nostri amici in questo modo. Continuiamo a confidare nel Signore, il quale in questo mezzo nel mezzo della nostra prova, della nostra sofferenza, non ha mai smesso e non ha nessuna intenzione di farlo, non smetterà e non vuole smettere di osservare ogni minimo bisogno Amen. della nostra vita, della nostra anima, della nostra crescita. Perché questo è il motivo principale per cui Dio permette queste circostanze. In alcuni, in alcuni casi, Pastore Cesare, mi permetto di aggiungere che ci sono questi rumori della quotidianità costanti che provano eh, a far tacere la voce di Dio che vuole parlare nella nostra vita e le prove spesso hanno proprio questo ruolo: far azzittire tutto quello che c'è intorno per metterci in una comunicazione diretta, e in una prova eh, in una comunicazione, una, in un dialogo diretto con il nostro Signore Gesù, che è meraviglioso, potente a fare ogni cosa e questo lo ribadiamo. Ma se non vuole guarire, a Lui, sia fatta, lui, lui, sia, lui è il padrone. Eh, eh, egli eh, ha tutto sotto controllo noi comunque ci fidiamo di Dio la nostra fiducia non è subordinata ai, a quello che fa, la nostra fiducia è subordinata a quello che Egli è. Noi amiamo questo grande e meraviglioso Signore. Grazie, Pastore Cesare. Io veramente ti sono grato per questo tempo. Eh, so che eh, sei veramente molto impegnato anche eh, in questo momento, con eh, tanti impegni spirituali. Sei un meraviglioso strumento, lo sei sempre stato. E per noi, che lavoriamo nei media, sei un grandissimo esempio. Eh, lo so che non ti piace essere eh, descritto in questo modo, ma sei un esempio straordinario Dio ti benedica grandemente e continui a portare alto eh, questa testimonianza straordinaria della tua vita insieme alla tua carissima famiglia e vi vogliamo un mondo di bene la Chiesa Italiana ti ama, sappilo lo sai già, ma te lo rinnovo eh, vi ama tutti, siete preziosi speciali, Dio vi benedica grandemente grazie e a presto grazie grazie, grazie. Pace del Signore ringraziamo eh, anche voi i nostri amici, è stato veramente un momento particolare, avete probabilmente notato, ci hanno scritto molti che non sono riusciti a seguire la diretta su alcuni social eh, eh, il nemico ha voluto tentare di bloccare questo ma non importa, l'importante è troverete questa diretta disponibile sul canale Youtube, potete tranquillamente eh, cercarla e, e, e trovare sicuramente la diretta, in realtà per poterla rivedere, ma vi ricordo che questa sera alle ore 23.30 ci sarà la replica qui sul canale televisivo 245. Intanto voglio ringraziarvi di vero cuore per l'attenzione che avete prestato e se non vi trovate, se non ti trovi amico nella sofferenza, se non vivi probabilmente in prima persona la sofferenza perché forse non sei eh, in un momento di tale prova, Vuoi condividere, se ti è possibile, questo contenuto con chi è nella sofferenza. Forse nella tua famiglia, nella tua chiesa, tra i tuoi amici c'è sicuramente qualcuno che ha bisogno proprio di chiari insegnamenti riguardo allo stato che sta vivendo, nella condizione in cui versa. Molti dei nostri amici ci scrivono dalle carceri, abbiamo molti amici che in questo momento ci stanno seguendo dalla cella di un carcere, noi vi siamo vicini. Li siamo vicini nella sofferenza, nella solitudine, nelle difficoltà, ma più che noi, che abbiamo una vicinanza e una solidarietà eh, limitata, il Signore Gesù è lì con voi. Se apri il tuo cuore in questo momento, ti ha, ti, ti ha dimostrato attraverso le pasto, il pastore, le parole del pastore Cesare: ti ha dimostrato che egli ha occhio alla tua sofferenza. Ma se apri il tuo cuore, egli vuole conquistare tutta la parte, tutta la tua vita. Qualsiasi cosa della tua vita. Ora, la tua vita devastata probabilmente dalla detenzione o dal, dal reato, o dalle cause eh, che, hanno, da, che hanno generato questo tuo momento di reclusione, in questo momento egli può mettere mano in ogni area della tua vita se tu glielo concedi se tu glielo permetti il tuo cambiamento sarà visibile probabilmente anche ad altri ma il maggiore cambiamento è quello che tu vivrai nel tuo cuore quando cambierai i pensieri quando cambierai il modo di approcciarti quando desidererai minuto per minuto di cibarti della parola di dio se hai bisogno scrivici perché noi ti manderemo una copia della parola tutti i giorni egli ti farà compagnia qualunque sia la quantità di giorni che dovrai vivere in questo stato, egli sarà giorno per giorno accanto a te e tu diventerai una persona invidiabile agli occhi di molti per, la suo, per il suo rapporto, per la sua vicinanza a Dio. Vedrai grandi opere compiersi nella tua vita. Resisti nella sofferenza, accogli questa, questo nostro appello e Dio ti benedica grandemente. Unitamente a tutti quanti vi ringrazio per questo tempo e vi do appuntamento a domani alle ore 12 con una nuova diretta eh, dove vi racconteremo la storia, una storia, una delle tante storie di trasformazione, ma domani parleremo con un ospite collegato il quale ci racconterà la sua storia di conversione, una storia ancora di cambiamento, di rotazione. La nostra direzione eh, cambia completamente. Eh, torneremo presto a parlarvi appunto di questo svincolo da prendere, da imboccare molto velocemente perché Cristo ha grandi piani per noi. Dio ti benedica e appuntamento domani. Pace. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social. O sul sito Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little, actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell. well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details